I bambini di 5 classi della scuola primaria Gramsci costretti ai doppi turni per carenze di aule. Gli alunni coinvolti nella turnazione svolgono le lezioni in presenza dalle ore 13.40 alle 18.15 con notevoli disagi, non soltanto per loro ma anche per le famiglie che hanno rivoluzionato la loro vita ed anche per i docenti e il personale della scuola. La turnazione si è resa necessaria anche perché i locali della scuola Ciro Scianna, dove erano ospitati i piccoli, adesso servono agli alunni della media. I doppi turni si sarebbero potuti evitare se i lavori di ristrutturazione del plesso scolastico Antonio Gramsci fossero terminati entro il termine previsto del 16 gennaio scorso ed invece si dovrà attendere ancora non si sa fino a quando. In via Giuseppe Lobue, all'altezza del civico numero 9, c'è una grossa perdita d'acqua e da settimane si perdono decine di metri cubi d'acqua. La segnalazione arriva da parte degli abitanti nel luogo i quali chiedono un immediato intervento da parte dell'amministrazione comunale. La grossa buca è stata scavata dagli operai che sono intervenuti e successivamente recintata, ma non hanno eliminato la perdita. L'assessore servizi a rete, Angelo Barone, chiarisce che la buca è aperta per consentire la sostituzione di una parte più ampia del tubo e assicura che lunedì il lavoro sarà ultimato. Alla luce del fatto che al comune di Bagheria arriveranno dei fondi per la realizzazione di lavori in città, ci farebbe piacere sapere se gli amministratori si sono ricordati di inserire anche le zone Consona e Incorvino, quantomeno per mettere in sicurezza le strade che sono in una condizione precaria. Lo chiedono gli abitanti della zona che vogliono fare sentire le proprie ragioni e quelle degli altri abitanti. Nel programma del sindaco Filippo Tripoli, dicono, era inserita la riqualificazione delle periferie ed oltretutto si era impegnato ad incontrare periodicamente gli abitanti. Capiamo le difficoltà del periodo, ma lui non menziona mai queste zone. Molti cittadini avevano segnalato un problema relativo al mancato aggiornamento del sito web per indicare come raggiungere il PTE di via Capitano Giorgi. Il sito adesso è stato aggiornato e gli utenti possono raggiungere facilmente la nuova ubicazione dopo il trasferimento dello scorso mese. Intanto, il personale della polizia locale è presente in zona per contrastare coloro che posteggiano in maniera scriteriata, ostacolando i soccorsi. Sabato 6 febbraio 2021, la farmacia di turno sarà alla Timoneri, di Corso Butera, numero 603-605, telefono 091 96 49 43. E in appoggio la farmacia Greco di via Diego D'Amico, telefono 091 90 57 75. Da domenica 7 febbraio 2021 sarà di turno la farmacia dei Pilastri di Corso Umberto numero 90, telefono 091 93 21 05. La farmacia Scaduto di via Fiume d'Italia numero 3335 ad Aspra, telefono 091 95 50 30, è aperta nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle 13 e dalle ore 16 alle 20, la domenica chiusa. I lavori per il ripristino del pennello a mare di discarico dei reflui depurati asservito all'impianto di depurazione del comune di Altavilla Milicia saranno eseguiti dalla ditta Palumbarus SRL. Il personale effettuerà le immersioni subacquee per una durata presunta di 30 giorni, fino al 26 febbraio, in ore diurne ed in condizioni meteomarine favorevoli. I lavori saranno espletati mediante ausilio di un rimorchiatore della Capitaneria di Porto di Augusta.